Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo mukbang. Ragazzi, ho cambiato il pigiama, è allucinante. E adesso si sporca. Mi sono già, no, nel cucinare mi sono già sporcata qua, tutta di sugo, perché è una cosa strana, assurda. Buon che appetito. Io quando... Buon appetito, amore. Andiamo. E quando cucino o mangio, il sugo mi salta addosso, proprio un'attrazione fatale questa. Vabbè, comunque buona cena, buon pranzo, buona colazione, buono spuntino di mezzanotte, buona epiora, buona pericena, buon quel che vi pare, spero che mangerete in mia compagnia. E nulla, ho fatto la pasta alla matriciana e questa volta penso di essermi superata. Assaggiamo, vediamo. Buona. L'hai già assaggiata? Com'è? Buona. Meglio dell'altra volta, uguale? Cosa, amore? Più buono. Meraviglia. Poi tre scaglie, così così, che sono qua tra l'altro. Ha fatto mio marito tutto. Le ha fatte mio marito le scaglie con la grattugia apposta. E è ottima così, guardate. Dopo il pomodoro, ciliegino, ci ho messo anche la cipolla rossa. Buonissima. Com'è? Buona. Buon appetito. Mia mamma che continua a chiamare, ma non si capisce cosa schiacci. E adesso infatti continua a chiamare. Noi diciamo mamma, mamma. Mio marito dice Luciana. Ecco, sta chiamando anche me adesso. Oggi c'era una bella temperatura, si stava bene, adesso fa freddissimo. Suocera. Guardate qua, cipolla, pancetta, mamma mia che buona. Pomodoro, come adesso? È buono perché contrasta, questo pomodoro è tipo dolce, da contrastare il resto che è... Non è esageratamente piccante, anzi, proprio appena appena. Com'è? Piccante? Va bene. No. Questa posso proprio dire che è come quella che aveva fatto al Pio Nono. Buona. Ragazzi, manca poco a rivelarvi la notizia bella, eh? Manca proprio poco, penso che sia questione di giorni, credo. Vediamo, comunque. State sintonizzati. Mi sa che farò il bis. Infatti quando si mangia qualcosa di buono veramente ti toglie le parole, se pensi solo a mangiare questa cosa buona. Buona. Buona? Io ormai non ci sono fatto al forno prima. Ma buona. Se c'è fatica non mangiare. La scelta di umano.
Bisogna la prossima volta mettere le scaglie di grana nel sugo. No, quando la pasta è calda a me si sono sciolte alcune. A me no. Devi metterlo appena metti nel piatto la pasta. Perché io mi ricordo che al ristorante così la servivano, con le scaglie sopra. È proprio buono quello, che la scaglia te la mangi, capito? Buono. Ho messo più panciata stavolta. No? Come l'altra volta, come l'ultima volta che l'ho fatta. Ho messo più cipolla. Ho messo la torta o ho messo quella bianca? Questa ho messo quella rossa, che è quella giusta. Buono. Aspetta che vi dico che io ne mangio ancora un po', perché mi piace molto. Grazie, non potevo alzare io, Grazie. Me la miscoli un po'? Ma è mescolata, Bevo l'acqua. Grazie. Bella perché è bella succulenta. Questa cosa qua sopra così. Che meraviglia. Sa tanto di chef questa roba sopra. Buona, buona, buona. Questa è una delle mie paste preferite. Insieme a quella panna, prosciutto e piselli. E ragù, basta. Poi altre paste. Cos'è la carbonara? Non mi fa impazzire onestamente la carbonara a me. Scusate i vicini ragazzi, ma d'altronde non posso silenziarli. Aglio, olio e peperoncino. Beh, pasta col tonno. La pasta al pesto invece onestamente non vado pazza. Non è... Ma beh, ragù penso che sia un must per tutti. E ragù, ragù. E anche gli gnocchi con ragù sono buoni. Ma questa e quella con la panna prosciutto piselli, mamma mia, buonissima. Le tue paste preferite, amore? Allora, pasta di olio e peperoncino, matriciana, carbonara, pasta, panna piselli prosciutto, ragù. Con i funghi? Pasta con i funghi. Vabbè, e di mare? Linguine allo scoglio. La pasta col salmone la devo fare, La pasta col salmone è buona. Quando gliela cucino vi faccio la video ricetta, ragazzi. So che magari è una cosa semplicissima che tutti sapete fare, però per chi ha piacere vi faccio vedere come anche la faccio. Anche gli spaghetti allo zafferano sono buoni. Io ho fatto la pasta allo zafferano una volta, ti ricordi? No, veramente è tris questo. Sì, ma questo ragazzi, è amore, ci siamo dimenticati un'altra pasta, quelle con le cime di rapa. Pasta con i broccoli. Col cavolfiore, sì, anche quella piace. Ce n'è? Ce n'è, dai, ce n'è. Ed estate mi piace molto gli spaghetti al sugo col basilico fresco. Buono. Perché non è che a me gli spaghetti non piacciono, Però magari preferisco altri formati. Prima andavo, cioè mi piacevano di più gli spaghetti, adesso proprio non è che vado pazza. Cioè li mangio, mi piacciono, però preferisco tipo magari formati tipo questo, che sono i sedanini. Mezze maniche.
rigatoni, farfalle, pipe. No, poi sempre la pasta, ma gli spaghetti sono i miei preferiti. Ah, certo, quello va a gusto. Ma poi io penso che comunque anche ogni sugo ha la sua pasta giusta da abbinarci insieme, no? Gli spaghetti con tutto. Ma gli spaghetti con questa pasta non c'entrano niente, secondo me. Con questa no. Col ragù va bene, col cavolfiore non c'entrano niente. Ma ogni pasta ha il suo sugo, secondo me. Pasta e patate. E c'è la pasta mista o corta? No, gli spaghettini, gli spezzetti. No, amore. No, ti ricordo quando ho fatto la pasta con le patate? Ho usato la pasta mista, quella fatta apposta per quel sugo lì. Ma vanno bene anche gli spaghetti, gli spezzetti. No. Non l'ho assaggiata così buono. Vabbè, ma quello che ho fatto l'altra volta avevo fatto la pasta mista. Se la pasta corta ci vuole. Non buono. Buonissima, super gradita. Brava cuoca. Ti è piaciuta? È una buona, bella succulenta. La tanta. Tanta? Però l'hai mangiata tutta praticamente. È buona. Picchia sta roba. Ho messo di meno di peperoncino, Anche tuo figlio l'ha detto che non è piccante. No. È giusta. Scappando la cipolla, io la voglio mangiare. Che piace il peperoncino e il peperoncino. Io non ho messo niente proprio. Perché anch'io non è che io sono amante del piccante tipo che riesce il fuoco, no. Mi piace proprio il giusto sentirlo appena appena, perché comunque mi stanno pizzicando le labbra. Però è buono. Bene amici, io spero che vi ho fatto compagnia, che il video vi sia piaciuto, che mangerete insieme a me quando lo guarderete e così ci teniamo compagnia. Io vi mando, prego, un bacione. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Iscrivetevi al canale di coppia, Davide Chiara Channel, agli Instagram, che faremo delle live su Instagram e TikTok, ragazzi. Ora ho di nuovo il mio nome, quindi il profilo Instagram con 172k iscritti sono io, Chiara D'Alessandro .78, Chiara D'Alessandro 78, Chiara D'Alessandro .78, e con il mio marito, che è anche un po' di coppia, Dalimberti. Mi raccomando, seguiteci, così faremo sempre contenuti belli trash, simpatici. Ma voglio anche fare dei contenuti nuovi su TikTok, tipo fare delle canzoni o fare delle robe, delle coreografie, insomma. E nulla, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!